leggermente piccante. Il limone mi dà questa freschezza, questa rotondità. La cannella con l'arancio, la stessa cosa. Il pepe rosa, che ricorda questo speziato rotondo, non troppo aggressivo. Ecco, pepe rosa, lime e limone. Il pepe rosa, questo retrogusto rotondo. Il limone che mi dà questa rotondità, il lime che mi dà questo picco un attimino di acido. È sempre un equilibrio, un gioco, è sempre un'alchimia. È cioccolato di Venezia, Anastasia. La cioccolateria veneziana nasce negli anni 60 a San Donà di Piave come liquorificio. Negli anni 80 un'evoluzione nella gelateria e pasticceria. Nasce il cuore di cioccolata, un liquore che serve per guarnire il gelato, per emulsionare con ricotta e mascarpone. Da lì subito una fiera in Francia vicino a Biarritz. Lì ho visitato questa cioccolateria, ho portato a casa l'idea di produrre il cioccolato. Prima si lavorava il cacao, cioccolato è cacao, burro di cacao e zucchero, che può essere zucchero di canna, stevia e quant'altro. Adesso noi giochiamo con questi prodotti, con questi oli essenziali, con queste spezie. Praticamente l'esperienza nel liquorificio l'abbiamo trasmessa nel cioccolato. E quindi è una passione continua, una ricerca continua e non ci fermiamo mai. Perché c'è sempre un'evoluzione, c'è sempre la passione, la ricerca della materia prima, la ricerca del prodotto. Non è mai finita di imparare. E è questo che ci piace a noi. Ciao a tutti da Trieste.